Buongiorno, un saluto da Foggia. Allora, il Movimento 5 Stelle sta cercando di approvare una legge per i guidatori, quelli che sono spericolati, quelli che guidano veramente con il cervello. Questo serve per tante, specialmente alle donne, che devono starsi attente. Comunque, anche gli uomini, la stessa cosa. Se viene approvata questa legge a fine agosto, che viene approvata questa legge, tu che sai dentro un'assicurazione la tua macchina è assicurata, dopo di 5 anni che tu non commetti incidenti e paghi una cifra di 1.200-1.300 euro, ne paghi 700, risparmi dei 500 e 400 euro, e non è mica male. Il punto qual è? Che le altre assicurazioni sono contro questo fatto, se viene approvata questa legge, perché non prendono più i soldi come loro e come lo Stato. Io spero che venga approvato. Cosa succede questo? Che non è vero che dopo 3 volte che fai incidenti, è tutta una stronzata, perché sono soldi. Tu soldi, più cacci, più paghi assai, meglio è. Allora, il Movimento 5 Stelle sta cercando di approvare questa assicurazione, questa legge, che sulle assicurazioni di ogni persona, ogni guidatore, specialmente quelli spericolati, quelli che insomma, che quando guidano pensano tutta hanno di fatto, che sia uomo o che sia donna è uguale, non ci sono distinzioni, tanto ci stanno le questioni che non sa, cioè la patente già si può proprio dato. Però se viene approvata questa legge, si risparmia dei 4 e 500 euro ogni cicca. Tu pensate un po', se paghi 1.300 euro, vi appaga 700 euro, e non è mica malamente. Più non vai incidenti, più risparmi. Allora il Movimento 5 Stelle sta cercando di approvare questa legge, l'hanno sottoscritta, mo la presentano, e succede che se viene approvato entro la fine d'agosto, perché mo non si può, alla fine di agosto, e viene approvata questa legge, è un bel bene, specialmente persone che come me, io so 6 anni, 6, 7 anni, 10 anni, mi sa, 10 anni che non faccio incidenti. Per me sono risparmi, come me, come tante persone come me, che non commettiamo incidenti. Sperando che non succederà mai, però può sempre capitare. Però persone che fanno in modo di fare i complotti, o di fare in modo di far causare incidenti, per pigliare i soldi, poi aumentare la sicurezza, non capisci. Invece questioni che non hanno mai commesso incidenti, risparmiano un casino di soldi. E questo serve anche per quelle persone là che fanno queste cose. Oltre a queste cose, è anche per persone che guidano un po' spericolato, cercano di guidare bene, per fare in modo di cazzo, si mosse gattini, cerca di stare attento sulla guida e cose, diminuire la velocità, rispettare i segnali. Buono per lui. Questo serve anche per far migliorare la guida alle persone. Perché dici, cazzo, io dopo 5 anni, 1.300-1.400, specialmente qui a sud, dal sud in poi, perché il tasso degli incidenti è quasi, il rischio è quasi il 15% rispetto al nord, di cui è buono, si va a diminuire gli incidenti, diminuiscono i morti, stanno più attento a guidare e c'è un risparmio alla fine, sperando che viene approvata questa legge, perché se non viene approvata, e questo è il governo che avete voluto voi. Voi, sperando che viene approvato, che il Movimento 5 Stelle sta cercando di fare tutto di approvare questa legge. I risultati che se viene approvata questa legge parte subito automaticamente a tutte le assicurazioni, se ne parla alla fine di agosto, perché mo stanno in vacanza. Io spero che quando andate a votare sapete a chi dovete votare con la testa, a vita votata. No, che qua, con stomaco, con la testa si deve votare. Buongiorno.